Sono Stefano Venturini, sono fotografo professionale da 16 anni, mi occupo di fotografia di paesaggio, still life, cataloghi d'arte e foto di interni. La fotografia per me è proprio il mio essere, insomma. Ho iniziato a fotografare fin da piccolo ed è la mia forma di comunicazione. Secondo me la fotografia è una forma d'arte e tra le più potenti che esistono, come la musica. E la pittura non ha confini, non ha barriere linguistiche. Può arrivare a chiunque, però la sappia leggere. La fotografia e la creatività hanno un legame, sono molto legati tra loro. Diciamo che nel paesaggio riesco a dare il meglio, che è una cosa che sento dentro ultimamente cerco di esprimerla in diverse forme. Cioè, prima c'è stato un periodo che fotografavo in una certa maniera, con l'evoluzione personale vai a cercare altri particolari anche nella natura e nell'ambiente. Mi occupo di fotografia in generale, quindi varia da appunto still life, che è fotografia di prodotti, paesaggi che servono per pubblicazioni varie, foto di interni per diciamo a livello industriale, alberghiero oppure anche di abitazioni private, capita. Cerco sempre di veicolare le mie immagini su supporti diversi, che possono essere edizioni, quadri per arredo o quant'altro, insomma. Da un po' di tempo mi occupo anche di virtual tour, perché la fotografia comunque è cambiata anche in questo ambito, quindi sono dei piccoli tour per Google all'interno delle aziende di vario tipo. Thank you.
di fotografie di montagna, principalmente per mio piacere, per un piacere personale. Quando vado in montagna o sono libero nell'ambiente mi sento veramente vivo e cerco di trasmettere con le immagini quello che provo in quel momento per portarlo anche a voi. Questa è un'immagine che ho realizzato all'alba nella zona di Saint Christophe. Mi piace alzarmi presto per cogliere le prime luci dell'alba oppure le ultime del tramonto. Trovo che sia, non lo so, anche questa abbastanza fiabesca come immagine. Questa invece è un'immagine che ho chiamato la Valle Incantata. È Val Ferret. È stata realizzata con una macchina medio formato, un 6-12, una Noblex, e in quest'opera c'era una luce particolare, era l'alba. Io ho scelto poi di farla in bianco e nero perché secondo me risalta molto di più e lascia immaginare anche a voi i colori che c'erano. Comunque ho qua una versione, diciamo, a colori della stessa situazione, ecco, che è stata scattata poco distante. Questa invece è stata realizzata da Testa Bernarda, si chiama, sopra il rifugio Bertone. Era nello stesso ambito di questo progetto. Ecco, ho avuto la fortuna che scendendo ho trovato addirittura 5 persone che poi ho chiesto a loro di mettersi in posa perché stavano scendendo da una collina e gli ho detto solo di rallentare e hanno posato per me proprio volentieri. E allora, qui abbiamo praticamente tutta la catena del Monte Bianco. Dal Monte Bianco arriviamo fino alle Grand Jorasse, quindi è particolare per quello. Poi con le avendo avuto la fortuna di trovare anche quelle persone lì, gli dà il tocco in più. Queste sono state pensate, diciamo, per arredo, anche come immagini. Questo è il Castello di Quart, è un'immagine che è stata commissionata per valorizzare il castello, che la ristrutturazione del castello. Mi ricordo di aver fatto il sentiero che con la neve che mi arrivava alle ginocchia, mi sono preso il pomeriggio per cercare l'ora giusta e ho scelto l'ultimo raggio di sole per dare un'atmosfera fiabesca a questa immagine. Colle del Breitor, salendo appunto al Breitor, questa era una giornata particolarmente ventosa, c'erano raffiche a più di 100 km orari. Sono riuscito in quella gita a fare 2 o 3 foto al massimo, però sono tornato a casa soddisfatto di questo.
siamo in Egitto, è un villaggio nubiano e c'è il maestro che sta preparando la lezione. Abu Dhabi Old New, l'ho realizzata nell'aprile del 2014 in un viaggio che ho fatto con mia moglie. In questa immagine trovo veramente molti significati. C'è il bambino che corre verso la giostra e una città in evoluzione dietro. Appunto c'è la giostra tipica dei primi del Novecento, penso, e una città come Abu Dhabi che ha improntato molto nella cultura. C'è l'acqua, simbolo di vita, insomma è completa. Particolarità è che ho iniziato a lavorare con l'analogico, pellicole, piccolo, grande formato, e cerco proprio per questa scuola, questo percorso che ho fatto, di realizzare le immagini il più possibile in ripresa e poco in post-produzione, magari utilizzando i filtri digradanti o qualsiasi altra tecnica che si possa utilizzare direttamente in ripresa e il meno possibile in post-produzione, perché per me la fotografia è crearla dietro la macchina fotografica, passando dall'occhio viene elaborato dal cervello e poi fortunatamente cioè con il tempo puoi prendere più o meno domestichezza con l'attrezzatura e arrivare a un risultato diverso, insomma, e sempre più evoluto nel tuo percorso. Fotografia di montagna l'adoro perché mi sento proprio parte dell'ambiente. È capitato diverse volte di trovarmi in situazioni mistiche quasi. Sono io al tramonto con davanti, non so, tutto il Monte Rosa, e in quel momento ti rendi conto di quanto sei piccolo e quanto è bello il paesaggio, la natura. È per questo che va fotografata e portata anche a conoscenza di chi purtroppo non può arrivarci in quei posti. Ecco, io faccio questo, non è una missione, però voglio cogliere quegli attimi per ricordarmeli. Thank you.
La sfida principale è, diciamo, il meteo, dipende poi da cosa voglio realizzare. Ecco, se sono immagini a largo campo, chiaramente ci va una giornata limpida per realizzare un'immagine molto descrittiva e pulita dell'ambiente. In altre occasioni, tempo brutto, magari invece si può concentrare su dei particolari di natura. Io li chiamo anche astratti naturali, insomma, dei particolari di natura che hai lì a portata di mano e magari non riusciresti a cogliere. Molti dicono che il paesaggio è lì, ti aspetta, ma in realtà non è proprio così. Bisogna anche sapere certe nozioni, come l'inclinazione dell'asse terrestre, da dove nasce e tramonta il sole, per cogliere al meglio il paesaggio, insomma. La fotografia di montagna è anche una sfida personale, fisica e mentale. Per arrivare a certi posti, magari hai 14-15 kg di attrezzatura sulle spalle, e continui, vai avanti perché vuoi arrivare alla meta, vuoi portare a casa il ricordo e appunto trasmetterlo anche alle persone che in quel momento non c'erano. In inverno magari l'avvicinamento a un posto, a una location, e scendere dalla macchina mi è successo a meno 14 gradi, mi dice: ma chi me lo fa fare di uscire in questo momento? Non è... Poi appena metti le racchette ai piedi, ecco che cambia tutto. C'è una magia attorno a te, e è fantastico questo.